Le persone dicono: beh, siete fortunati perché in Toscana non c'è cementificazione, ormai il consumo di suolo è annullato, e in realtà pur nella Toscana il consumo di suolo zero continuano a spuntare capannoni in cemento come questi e opere distruttive. Sono completamente d'accordo, cioè il punto è anche della enorme ricchezza che è quella costruita dal paesaggio, dalla rete di elementi culturali, artistici e paesaggistici che poi di fatto compone la caratteristica della nostra regione sottoutilizzata. Qui ci sarebbe a fare un lungo ragionamento anche sul tipo di turismo che è stato alimentato nel corso di tutti questi anni, centrato sui cosiddetti grandi attrattori, gli Uffizi, la Torre di Pisa, Piazza del Campo, senza mai riuscire a valorizzare invece questa rete di musei minori, scavi archeologici, pievi romaniche, borghi, itinerari all'aria aperta, itinerari naturalistici, che compongono invece l'alternativa e che sono legati anche a un'agricoltura di qualità, a un diverso sviluppo del territorio in una direzione di equilibrio fra esseri umani e ambiente. Chilometro zero, i mercati contadini, la cura della biodiversità e comunque attività anche artigianali di diverso tipo, cioè un altro modello, un'altra idea. Ora, è chiaro e evidente che di fronte a uno scempio di questo genere c'è una incapacità delle amministrazioni di curare il bene comune, di curare il territorio e la necessità anche di capire qualcosa in più, perché ora francamente che un mostro di cemento sia sorto improvvisamente, tra l'altro si dice per una utilità di tipo logistico, quando credo sia evidente a chiunque che un luogo più scomodo per uno spazio da utilizzare nel senso della logistica non si poteva trovare, non solo per l'ubicazione ma anche per il tipo di infrastrutturazione stradale. Questa è un'arteria che si intasa facilmente in certi momenti creando difficoltà e ingorghi, e quindi diciamo francamente anche l'obiettivo che si pensava di raggiungere evidentemente o non è quello che è stato raccontato, o è stata fatta comunque un'operazione tipo speculativo rispetto alla quale è anche utile fare chiarezza. E qui apro e chiudo una parentesi. Noi come progetto Metoscana Sinistra, all'inizio della legislatura che ci sarà, poi speriamo di vincere, ma lo faremo anche all'opposizione, chiederemo anche di istituire una commissione speciale di contrasto alla criminalità organizzata, perché questo è un periodo complicato anche rispetto agli interessi che la criminalità organizzata, le mafie hanno sul territorio toscano, anche con non solo acquisto di pezzi di economia tra virgolette pulita, ma anche con strane operazioni proprio sul piano diciamo così infrastrutturale. Quindi bisogna tenere gli occhi aperti e tutte le antenne dritte anche in territori che normalmente non hanno questo tipo di problemi, perché è una fase di passaggio anche per quel tipo di interesse malavitoso sulle nostre aree. Quindi dicevo, si compongono vari elementi dietro questa vicenda, non solo quelli della malamministrazione, non solo quelli della assurdità di un progetto logistico che non ha senso di stare qua e che si compone e di distruzione del territorio e del bene comune, e che si compone anche con la vicenda del cementificio, dell'ex cementificio di cui ci eravamo occupati in consiglio regionale, anche perché essendoci sentiti poi avevamo fatto interrogazione, avevamo cercato di come dire, di capire meglio che cosa stava succedendo, anche perché è evidente che qualora vi fosse stato un reale interesse ad avere appunto un polo logistico, probabilmente il luogo più ideale diciamo sarebbe stato semmai quello dell'ex cementificio più che quest'area in mezzo alla campagna magnifica, e tra l'altro in un punto dove forse si sarebbe costruito una cattedrale, forse in altre epoche della storia si sarebbe messo un edificio artisticamente rilevante, perché è visibile sostanzialmente da tutti i lati più belli, cioè non è come l'area industriale di questa zona che è stata giustamente diciamo nascosta nella zona a valle, anche per non essere visibile, per non avere quel tipo di impatto paesaggistico. Qua addirittura si è messo appunto un assurdo e scomodo polo logistico in una zona ipervisibile, alta, dove insomma solitamente uno avrebbe collocato un'opera d'arte, insomma nella storia dico
dell'umanità. Quindi le due questioni, dicevo, si tengono insieme, anche perché noi insistiamo su un punto, cioè che oggi lo sviluppo locale deve andare in una direzione diversa, dicevo prima dell'agricoltura contadina di piccola scala, la biodiversità, ma per quanto riguarda il commercio di piccola scala, il tentativo di rivitalizzare un tessuto locale e il più possibile anche legato proprio alla dimensione cittadina, volendo all'artigianato, comunque in ogni caso il contrario esatto della grande distribuzione organizzata, quindi che diciamo finisce di ammazzare un tessuto vivo che invece bisogna cercare di mantenere, oltre al fatto che omologa completamente i territori, perché poi finisce che ovunque uno vada trova le stesse mega catene commerciali e trova diciamo anche dal punto di vista proprio dell'offerta o paesaggistica visiva, trova l'omologazione più totale. Quindi anche rispetto al futuro diciamo dell'area exit al cementi c'è una battaglia importante da fare per evitare che anche lì venga diciamo operata questa forma diciamo di speculazione a direzione della grande distribuzione, che sarebbe, ripeto, mortale per il territorio sotto più profili, non solo appunto ambientale ma anche proprio della direzione in cui andare per cercare di sviluppare un tipo di comunità e di economia locale diversa. Quindi ecco, per le due questioni si tengono, credo l'impegno sia diciamo da tenere a tutti i livelli, sia vostro locale di persone attivate nella difesa del loro territorio, sia nell'opposizione vostra che state facendo insomma anche nelle istituzioni per contrastare questo tipo di operazione, qui bloccare ovviamente l'evoluzione del secondo lotto per dare un futuro diverso all'exit al cementi. E noi il consiglio regionale, poi ripeto, se governeremo a maggior ragione, ma se saremo all'opposizione come in tutti questi anni saremo l'opposizione in difesa del territorio, in difesa dei beni comuni, ne parlavo proprio con Tommaso Montanari queste ore perché sta per fare un appello, insomma spero bello, proprio per il sostegno a Toscana Sinistra e al lavoro fatto in questi anni sulla difesa dei beni comuni e del territorio, perché è la battaglia del nostro tempo, questo è il, diciamo, il punto di non ritorno, come ci insegnano i Fridays for Future, come ci insegnano per fortuna tanti movimenti anche nascenti con persone giovani che stanno diciamo insegnando molto anche ad altre generazioni. Quindi è evidente che la battaglia oggi sta su questi fronti e io sono ottimista, nel senso che credo che le forze ce l'abbiamo tutte, soprattutto se riusciamo a tenere insieme diversi livelli, insomma delle persone che si auto-organizzano sui territori e livelli istituzionali che cercano di lavorare insieme e coordinati, e quindi insomma un pezzo di scempio c'è, ma vedremo di farli tornare indietro, di bloccare e di vincere anche la battaglia per i talcementi. Devo solo aggiungere una cosa, rispetto a quello che dicevo prima, è molto bello lo slogan della campagna elettorale di Tommaso, che è un'altra scelta è possibile, dobbiamo incominciare a interiorizzarla questa cosa, cioè è possibile fare scelte diverse, provare a fare un piccolo spostamento, né da avanti né indietro, cioè noi non dobbiamo né perdere qualche cosa che abbiamo conquistato, ma dobbiamo solo spostarci di lato e guardare le cose sotto un altro punto di vista, da un'altra angolazione, e capire che si possono fare le cose diversamente, cioè che lo sviluppo non è quello, ma ce ne sono, abbiamo miriadi di altre possibilità. Ora, se ne avete voglia si può andare su a piedi, chi non ne ha voglia viene su in macchina parcheggiando nel campo, ma evitiamolo perché non è bello neanche quello da vedere, e guardiamo, ci facciamo un attimo di raccoglimento di fronte al mostro. Benissimo. Vedendolo inserito nel paesaggio. Una cosa soltanto, prego. Siccome vedevo c'era, se qualcuno vuole dire qualcosa prima di salire. Sì. Pensavo lì, va bene. No, si può anche fare, ma siccome tanto insomma. Che sì, benissimo. No, dato che siamo qua, se qualcuno se non lo facciamo su, era semplicemente per. Una domanda veloce. Sì? Come associazione della Val di Siede abbiamo inviato a tutti i candidati, presidente della regione, una lista di. Susanna Voce Bassis. Abbiamo mandato a tutti i candidati, come associazione della Val di Siede, rete di due associazioni più un comitato, una serie di cose sulle quali siamo diciamo contrari, ci opposiamo, c'è anche questo, c'è i ponti di Vallina, c'è la Brunelleschi,
ha risposto soltanto uno candidato finora. Quindi sì, se puoi guardare un attimo. Guardo la posta che è basata da migliaia di mail in questo momento. È una cosa corposa. Purtroppo, sì, benissimo, benissimo, sì, questo senz'altro. Asso Val di Seve. Bassa Val di Seve, benissimo. Dalle mail in cui ci scrivemmo su quella sulla vicenda dei taccementi forse viene. No, è una cosa. Perfetto. Una domanda. Si è visto oggi pomeriggio su Rai 3 un esempio delle comunità energetiche tedesche che si sono a livello di piccola frazione di paese si sono messe insieme per creare, per ricercare, per utilizzare le risorse energetiche rinnovabili del loro territorio. Noi qui siamo ricchi di biomassa che non viene assolutamente utilizzata per produrre elettricità a CO2 zero, perché la biomassa, come tu sai benissimo, è CO2 zero, e quindi a nostro parere sarebbe l'occasione buona per utilizzare queste risorse che creano posto di lavoro nella cura del bosco, anche per prevenirlo dal vero problema che in questi mesi abbiamo nel comune di Pelago, la siccità che crea la vulnerabilità all'incendio facilmente doloso. E quindi noi vorremmo che anche nella linea politica della Toscana a sinistra ci fosse un forte impulso alla valorizzazione delle risorse energetiche naturali del territorio, nel nostro caso la biomassa. Una sola azienda privata utilizza il proprio bosco per produrre elettricità a costo zero e ne fa un business. Potrebbe essere collettivizzata questa cosa. Io su questo provo a rispondere molto velocemente, perché è un tema complesso che meriterebbe, certo, diciamo, un capitolo a sé. Cioè, noi in Toscana abbiamo un problema, e cioè il fatto che il piano energetico regionale andrebbe completamente rifatto. E il piano energetico regionale andrebbe rifatto facendo, diciamo, un audit energetico, cioè capire di quanta energia c'è bisogno, e fare i piani energetici territoriali, cioè capire ogni territorio di quanta energia ha bisogno e che tipo di energia può riuscire a produrre territorialmente. Questo, diciamo, va nella direzione della rivoluzione delle rinnovabili, cioè quella della produzione decentrata di energia attraverso le fonti rinnovabili, che devono essere anche fonti diversificate. Quindi non bisogna solo fare un audit energetico, capire quanta energia, fare piani territoriali e capire attraverso quali fonti diversificate è possibile produrre questa energia rinnovabile. E noi oggi abbiamo, semplifico un po', ma per intendersi, abbiamo un problema. Il problema è che si cerca di costruire un modello delle rinnovabili che è diciamo ritagliato sul paradigma delle fossili, cioè non tanto avere una produzione decentrata territoriale delle diverse rinnovabili, ma quella di avere dei mega impianti dove stacchi la spina alle fossili e l'attacchi alle rinnovabili. Ora, questo è una sorta di forzatura, cioè un modo con cui si cerca di imporre il vecchio modello del grande impianto delle fossili sulle rinnovabili per problemi esclusivamente finanziari di valorizzazione dei capitali investiti, ma non c'entra nulla con la logica rinnovabile. Quindi, fatta questa premessa, è evidente che se invece la direzione vera è quella non dei mega impianti alimentati da rinnovabili, ma quella della produzione decentrata e diversificata, bisogna poi fare un piano che cerca di capire in ogni territorio quale energia è la più corretta. Qual è il problema delle biomasse oggi? Che si è cercato di applicare di nuovo alle biomasse la logica delle fossili, cioè si sono fatti degli impianti a biomasse di una certa dimensione che non si alimentano con i residui della biomassa del locale, delle attività agricole, che quindi, diciamo, stanno dentro una chiusura del circuito virtuosa, ma addirittura, insomma, se guardate, molti impianti da noi sono proprio alimentati con camion che arrivano persino dall'estero. È una roba che tra l'altro insostenibile sotto il profilo ambientale, sotto mille profili. Quindi anche qui, di nuovo, come tutte le energie, bisogna avere l'intelligenza. Se si riesce a creare, come nelle comunità energetiche del nord, un sistema davvero chiuso legato all'economia locale, la chiusura del ciclo, perché vuol dire che il sistema delle aziende locali agricole, che destina l'eccedenza
alla produzione di energia da biomasse, così come può essere in tante aree industriali il sostituire i tetti con i pannelli solari, o in molte case noi abbiamo ancora amianto, quindi si potrebbe ottenere il doppio virtuoso diciamo obiettivo di rimuovere l'amianto che deve essere rimosso e sostituirlo con pannellature solari. Insomma, si potrebbero fare mille esempi. Ecco, questa secondo noi è la direzione giusta. Poi, cioè, bisognerebbe fare una pianificazione tipo territoriale che tiene conto di questo e che evita quegli elementi speculativi che sono dietro l'angolo, anche dietro anche le rinnovabili. Cioè, poi insomma, come sappiamo, la vera energia pulita è quella mai prodotta. Dovremmo fare risparmio energetico, dovremmo fare efficienza energetica, dovremmo cercare di consumare meno energia possibile, cioè ci sono tutte le azioni preventive. Poi però l'energia serve, a quel punto la si produce a rinnovabili, però cerchiamo di produrla bene, in forma decentrata e con impianti che siano davvero legati al territorio in questa forma di equilibrio che si diceva. Questa è la risposta. Si può anche salire su a questo punto. Magari state facendo scelte qualcosa. Magari sì, esatto. E appunto, perché capito, anche ascolta, Riccardo, una cosa, a me Ferrelli mi ha intimato, porterei a Tommaso.